la leggenda di San Martino. Dove sia nato con precisione questo non lo si sa. Di sicuro invece è che fu figlio di un importante ufficiale dell'impero romano, che volle onorare con il nome di suo figlio il dio della guerra romano Marte, e di lì Martino. Da Roma, per un breve periodo, con la famiglia si trasferirono a Pavia e poi andarono in Gallia. E lì Martino, quando era ancora un semplice soldato, mentre era in servizio, in una nebbiosa e fredda giornata dei primi giorni di novembre di circa 1800 anni fa, incontrò un mendicante quasi nudo e tutto intirizzito dal freddo. E davanti a quel povero prese la spada e tagliò in due il suo mantello e se lo divisero. Come per incanto il cielo si rasserenò, i venti freddi del nord cessarono di soffiare e lasciarono il posto a un caldo sole e ai tiepidi venti del sud, e per diversi giorni sembrava che fosse ritornata l'estate. Questa è la prima parte anche della leggenda. Quella notte Martino sognò che Gesù andava da lui e gli portava la metà del mantello che aveva donato al povero. E sentì dire dalla voce di Gesù agli angeli che lo accompagnavano: «Questo qua è Martino, un soldato romano, e benché non sia battezzato, vedendomi nudo e intirizzito dal freddo, non esitò a dividere con me il suo mantello». Quando il mattino seguente Martino si risvegliò, vide che il mantello era ancora intero. Il mantello miracolato entrò a far parte come reliquia nella collezione dei re Franchi. La Chiesa festeggia San Martino l'11 di novembre.